Sulla spiaggia non c'è tregua, anche da parte di chi vuole un selfie. Sto cercando di finire il libro, ho piazzato i bimbi lì con paletta e secchiello, però vabbè, è bello. Sono tante richieste, tante proposte sulle tasse, sul lavoro, sull'immigrazione, sulla giustizia, sulla scuola, quindi non si finisce mai di imparare. Ministro, un anticipo di vacanza, però come diceva, il pensiero va all'Europa? Sì, soprattutto al Ministro dell'Interno. Io ho da 11 giorni questa imbarcazione olandese con una ONG tedesca in giro per le acque del Mediterraneo senza che nessuno muova un dito, quindi sull'immigrazione l'Europa continua a non esistere. Non esagerassero parlando di infrazioni, multe, commissari. Noi all'Europa diamo 6 miliardi di euro all'anno, quindi ci permettessero di tagliare le tasse agli italiani, cosa che io farò qualunque cosa accada. Quale suggerimento al Premier ha dato? No, sta lavorando bene, sta lavorando bene. Ma la flat tax si riuscirà a fare? Ovvio, non è un capriccio della Lega. Diminuire le tasse alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori è l'unico modo per far ripartire questo paese. Quindi a Bruxelles si mettano l'anima in pace. Nel 2020 non tutti, ma tanti italiani pagheranno meno tasse, apriranno nuove imprese e ci saranno più assunzioni. Ma quanti soldi servono? Almeno 15 miliardi. Si troveranno? Già trovati. Manovra aggiuntiva? No, nessuna nuova tassa in più. Anzi, vogliamo fare subito la manovra che di solito si fa in inverno. Senta, Di Battista dice che lei vuol far cadere il governo. È una bella giornata, non ho tempo per parlare di Di Battista. Ha detto, si sta berlusconizzando. Il fisico è quello che è. Ma cosa dice ai vostri alleati di governo, ai 5 Stelle? Con loro stiamo lavorando bene. Se c'è qualcuno che chiacchiera girando per il mondo, scrivendo libri a pagamento e insultando il prossimo, gli auguro buona vita. Fino a quando dura questo governo? 4 anni. Grazie Ministro, buona giornata.